buona domenica a tutti quanti. Scusate se è parecchio che non vi metto il video, ma ho avuto un po' di problemi. Allora, oggi vi faccio la torta della nonna che per mia abitudine la domenica dopo il pranzo organizzo sempre un piccolo dessert. Quest'oggi ho deciso, anzi a richiesta dei miei figli, vi farò la mia torta della nonna. Allora, prendete un panetto di pasta frolla, lo dividete in due, poi nel prossimo video vi faccio vedere come faccio io la mia pasta frolla, lo andate a stendere su un foglio di carta da forno, che poi andremo a mettere nella tortiera, in modo che poi sarà più facile tirare tesa al disco di pasta frolla. Lo andate a mettere con tutta la carta forno sopra la vostra tortiera, ok? Avrete la cura di far cadere, aderire bene al contorno delle pareti della teglia la pasta frolla, e poi avrete la cura di ritagliare e magari andare a mettere, a posizionare i pezzetti che magari risultano più bassi, e questo dovrà essere abbastanza altino il contorno, perché mettendo la crema non dovrà uscire. Qua per esempio che mi risulta un po' basso, vado a correggere. Ho preparato la crema pasticcera e avete il video di come la faccio io, non so se è giusta, se è sbagliata, ok, però io la faccio così la crema pasticcera, anche se ha fatto un pochino di grumi. Se voi andate a mescolarla velocemente i grumi spariranno. Adesso andiamo a mettere una bustina di pinoli. Perché l'hai rubato? Una bustina di pinoli, volendo anche due, perché obiettivamente più pinoli ci sono e meglio è. Allora io ne metterò una e mezza, perché poi l'altra mezza la vado a mettere sopra come guarnizione. Vado a mettere la crema dentro la crostata. A questo punto prendete un altro foglio di carta forno dove lo cospargete molto bene di farina, perché poi questo disco di frolla dovremmo staccarlo dal foglio, però è importante farlo, per quanto mi riguarda, farlo sulla carta forno, perché così poi riusciamo ad andarlo a mettere sopra in modo più semplice. Il disco che voi avrete ritagliato presto a poco andiamo a girarlo sopra alla crostata, ecco qua, e poi piano piano con delicatezza andiamo a modellarlo sopra la crostata. Come i tagli potete farci qualche piccola decorazione, ok? Poi andremo a mettere, la bucherelliamo sopra e l'andremo a mettere in forno ventilato a 175 gradi per circa 35-40 minuti al massimo. Spegnete il forno e la lasciate freddare. Ok, così andiamo sempre a modellarlo con la forchetta. Bucherelliamo leggermente la parte sopra in modo che possa cuocersi bene. Ritagliamo i contorni della carta forno e andiamo a mettere, ripeto, in forno a 175 gradi per una 35-40. Ecco qua, questa è la mia torta della nonna che adesso farò freddare, poi vado a spolverare di zucchero a velo e vado a mettere gli altri, anzi no, questi li mettiamo subito così si attaccano. Spolvero prima con un po' di, sto spolverando con un po' di zucchero semolato, in modo che sciogliendosi, adesso io vado a rimettere in forno, sciogliendosi fa attaccare bene i pinoli, dopodiché tiro fuori, 5 minuti ancora, tiro fuori, faccio freddare e spolvero bene di zucchero a velo. Poi è sfornata, si è freddata, mettete un bel po' di zucchero a velo e poi la mettete in frigorifero e dovrà stare almeno un paio d'ore, perché questa è buona quando si è ben raffreddata la crema. Vi metterò anche sul video un link
dove voi andando a cliccare sopra vi collegherete direttamente, vi si aprirà direttamente la ricetta della mia crema pasticcera. Ecco qua, il dolce è pronto, la nostra torta della nonna è pronta, avrete fatto un delizioso dessert per la domenica di oggi e buona domenica a tutti quanti, a presto!